Salve a tutti e benvenuti alla selezione di articoli finanziari quotidiana del giovedì. Ed ecco le odierne storie da prima pagina sui mercati. I prezzi dell'oro sono ribalzati dopo essersi stabilizzati a livello più basso in più di un mese, mentre gli investitori hanno atteso una decisione sui tassi di interesse da parte del Comitato di Definizione delle Politiche della Federal Reserve. La crescita della domanda mondiale di petrolio rallenterà nel 2023, hanno affermato i delegati dell'OPEC e fonti del settore, poiché l'aumento dei prezzi del greggio e del carburante aiuta a far salire l'inflazione e funge da freno all'economia globale. Il prezzo di Litecoin è in una tendenza al ribasso, poiché il prezzo si è rotto al di sotto dell'attuale supporto a 60 dollari. I ribassisti hanno anche sottoquotato il minimo precedente a 54 dollari. Il movimento al rialzo è stato limitato dalla linea SMA di 21 giorni. L'ultima sessione ha visto l'euro cadere dello 0,3% contro il dollaro americano. Il segnale sell del ROC è in linea con l'analisi tecnica generale. Le azioni di Twitter hanno guadagnato l'1,7% nell'ultima sessione. Secondo il CCI, siamo in un mercato oversold. La coppia sterlina britannica dollaro americano ha guadagnato lo 0,5% nell'ultima sessione. L'indicatore Williams indica un mercato oversold. La coppia dollaro australiano dollaro americano è esplosa dell'1% nell'ultima sessione. Il MACD sta dando un segnale sell. Le riunioni dell'Eurogruppo dell'Unione Economica e Monetaria saranno rilasciate a mezzanotte. Il cambiamento del rapporto di lavoro dell'Australia all'1.30. Il rapporto sulla politica monetaria del Regno Unito alle 11. Il costo del lavoro dell'Unione Economica e Monetaria sarà rilasciato alle 9. La richiesta di sussidio di disoccupazione iniziale degli Stati Uniti alle 12.30. L'Housing Starts degli Stati Uniti alle 12.30. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato quotidiane. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domattina per gli eventi e le notizie più recenti relativi ai mercati finanziari.